Un attimo in primo piano, Ivo. Ecco qua, grazie al nostro regista sempre presente, sempre sul pezzo. Io ovviamente te li ho fatti stamattina, i ringraziamenti te li rinnovo perché stai mostrando, diciamo, tutta la tua professionalità. Grazie, Ivo. Allora, a questo punto abbiamo qualche minuto a disposizione e ne approfittiamo per continuare con il discorso della premiazione dei membri della community, no? Come dicevamo anche ieri, abbiamo deciso di premiare tre membri della community da una serie di nominativi che ci sono pervenuti, le cosiddette nomination che abbiamo lanciato nei giorni precedenti, premiare perché insomma, la nostra associazione è fatta di gente che si contraddistingue per il lavoro e la disponibilità che dà, soprattutto nei confronti degli altri, ad aiutarli a crescere e a diventare competitivi come tutti. Ricordo che noi abbiamo una qualità abbastanza elevata legata all'associazione Odo Italia. Ricordo i nominativi che sono Comba, Tersulli, Fichera, Bilotta, Baggio, Camilli, Zanchetta, Urselli, Rubino e Dinaro. Ieri abbiamo premiato con la felpa degli Odo Days Italia 2020 Vincenzo Tersulli, che è stato il primo a ricevere il premio, e Lara Baggio, i quali riceveranno la felpa nei prossimi giorni. Ma anche il terzo nominativo, che insomma è uno dei personaggi che è sempre disponibile con tutti e dà supporto a tutti, e quest'anno è un peccato che non abbia potuto partecipare con un talk, ma insomma lui di materiale ne ha fatto tantissimo, ne ha prodotto tantissimo. Ha già vinto il premio l'anno scorso, per cui quest'anno si riconferma meritevole di questa onorificenza ed è Alex Comba, che insomma, rullo di tamburi, dice Davide. Alex Comba che vince questo premio e insomma, lo ringrazio per il supporto e per la passione che tira fuori costantemente ogni giorno. Su tutti i nostri canali. Quindi, insomma, quest'anno i membri che hanno vinto il premio sono Vincenzo Tersulli, Lara Baggio e Alex Comba. Io faccio un applauso a voi tre, ma anche a tutti gli altri membri che sono stati nominati, perché, insomma, se qualcuno ha segnalato, insomma, il vostro nominativo, vuol dire che siete stati utili a più di qualcuno all'interno della nostra community. Per cui, insomma, grazie a tutti per questa, come dire, possibilità di premiarvi, perché vuol dire, insomma, che c'è del lavoro e questo lavoro è importante e riconosciuto. Bene, a questo punto torniamo sulla nostra time.